Ciao a tutti. In questo video improvvisato io vabbè, mi trucco perché mi sto truccando per registrare un video per il canale ASMR. Però ho deciso di fare questo video perché, anche se la mia intenzione non è di fare un trucco particolarissimo, ma soprattutto perché vi voglio provare per la prima volta insieme a voi una genialata che ho scoperto sul canale di Giulia Cova. Ovviamente giù in descrizione, se non la conoscete, che mi sembra strano, vi lascio il link al suo canale. Lei è, a parte simpaticissima, è quello, vabbè, ma è veramente brava, cioè non è come me, una sciagurata che ogni tanto si trucca e si diverte. Lei è proprio una professionista, ha una conoscenza pazzesca dei materiali, dei prodotti, poi insomma è veramente simpatica. Quindi, se siete appassionati di make-up e vi piace vedere le cose spiegate da una persona che veramente sa, allora seguitela perché è bravissima. Ieri sera guardavo un suo video, no, che poi ne ho visti più di uno, quindi non ricordo se è uno preciso, uno in particolare, se è l'ultimo che è uscito o no, dove dava delle tip, delle genialate, secondo me, che sono delle cose che apparentemente sembrano delle sciocchezze, però sono quei segretucci, no? Quelle cosine un po' particolari che io per esempio non sapevo. Tra l'altro, lo sapete, io compro molto spesso su Lookfantastic e sul Giardino dei Libri, oltre che da Avon, ma siccome questa cosa la volevo provare subito, stamani sono andata ed ho comprato questi. Li ho trovati, cioè dovevo andare a farmi le unghiette e mentre andavo lì l'unica profumeria che c'era in zona era Marion No e gli ho chiesto quelli più economici perché ho detto no, vabbè, è una prova, non voglio spendere chissà quanto, questi erano a sconto, però se li trovo anche su Lookfantastic magari vi metto il link. Si chiamano Ayazei Bellezza ad effetto visibile, sono i patch occhi antifatica. Qual è la genialata che ho scoperto sul canale di Giulia Cova, che consigliava di fare un trucco all'incontrario, cioè io per esempio solitamente parto sempre con il correttore e poi vado con l'ombretto, invece in questo caso si fa all'incontrario, appunto. Si mettono i patch occhi che devono stare almeno 15 minuti. Ora, io volevo quelli rimpolpanti, ma costavano di più e quindi ho preso questi qui antifatica, che comunque insomma l'occhio un po' stanchetto ce l'ho perché non sto dormendo molto in estate. E la cosa funziona così. Allora, intanto li metto perché se no il tempo passa. Veramente la prima volta in assoluto che li provo, quindi chissà cosa combino. E poi vi spiego, dopo che li ho messi, vi spiego perché geniali. Allora, teoricamente sì, ok, dovrebbe essere così la cosa. Qui si spiccicano, ma qui c'è un taglietto, quindi probabilmente. Mamma mia, quanto sono imbranata. Ok. Che poi ce l'ha anche Avon, eh. Scusate, per adesso mi giro e mi guardo per bene allo specchio perché non vorrei buttarli via. Ecco qua, ecco, ne ho messo uno, speriamo di mettere bene anche l'altro, oddio, non l'ho messo troppo in su, se guardo in basso mi dà fastidio, oddio, mi dà fastidio lo stesso, mi sa che l'ho messo un pochino troppo in alto, troppo vicino qui all'occhio, vedete, forse andava messo un po' più, vabbè, ormai. Allora, conteniamo d'occhio il tempo, magari vado a stoppare poi il tempo, cioè vado a stoppare la registrazione magari perché, a parte no, vabbè, forse 15 minuti ce li usiamo, eh. Allora, io non ho mai preso in considerazione questi aggeggini perché ho detto cavoli. Cioè, sono abbastanza contraria alle cose usa e getta, cioè mi piacciono di più le maschere, quelle in crema che prendi con la tua, col tuo pennello e te le stendi. Però questa cosa l'ho vista troppo carina. La genialata è che si mettono i patch occhi e si comincia a fare il trucco invece di cominciare dalla base, si comincia dando proprio
truccando gli occhi sopra. E quindi che succede? Che abbiamo questa che già diventa una guida per l'ombretto. Questo patch qui diventa già una guida. Poi, nel frattempo, l'occhio viene idratato, trattato, quindi specialmente per chi ha la pelle non giovanissima come me, magari andare ad applicare il fondotinta su un occhio ben idratato e defatigato, in questo caso magari si ottiene un effetto migliore. Quindi, la genialata è questa. Ecco, l'unica cosa, se per ogni trucco devo spendere un euro e mezzo, insomma, vabbè, voi direte sei tirchia. No, è che quando uno guadagna poco, ragazzi, i soldini ci deve stare attento e non li deve sprecare. Quindi, cominciamo. Allora, io però di solito, ora non vi guarderò, sempre, di solito il correttore lo do anche nell'occhio sopra. Ho dimenticato di prendere la Beauty Blender, adesso la prendo. Beh, intanto lo do anche qua. Nel frattempo ho applicato un po' di Lanolip, che è questo, sulle labbra per mantenerle comunque morbide. Quindi lascio da darlo solo sotto gli occhi. Lo andiamo ad applicare dopo. Oltretutto, allora, con la mia Beauty Blender, ecco qua. Oltretutto, sotto gli occhi credo che darò, invece che il questo, invece che dell'Ultra HD della Makeup Forever, credo che andrò ad applicare il Maybelline, perché è un pochino più scuro. E adesso comincio ad essere abbronzata e questo qui comincia a essere un pochino troppo chiaro per la mia carnagione abbronzata. Comunque, quello che ha il Makeup Forever effettivamente è che è molto, una texture molto leggera che si va ad amalgamare bene, anche se la coprenza non è il top del top, non è coprentissimo. Infatti qua, a parte questa macchia sta molto molto meglio, nel senso è diminuita tantissimo, però sono anche 2 mesi, ragazzi, che io tutte le sante sere applico questo, l'acido mandelico di The Ordinary. Questo praticamente prendo un cotton fioc, lo imbevo di acido mandelico e lo vado ad appoggiare solo sulle macchie. Ho iniziato ultimamente a darlo anche sulle macchie delle mani, però lì ci sta meno, perché mentre me lo do sull'occhio ci rimane, sulle mani mi metto a far cose e quindi tende a venire portato via. Però io effettivamente su questa macchia qua ho visto un miglioramento pazzesco. Vi dico sempre che se riesco a trovare delle foto dell'anno scorso, insomma, o comunque di prima che iniziassi a fare questo trattamento, volevo farvi un prima e un dopo, ma ne ho mille per la testa e quelle non mi sono ancora ricordata di cercarle. Dunque, procediamo con il trucco. Ecco qua, si è già spostato tutto, forse era la blender troppo bagnata. Ah, sì, un po' spostatino. Vabbè. Cominciamo con il trucco occhi, che volevo fare una cosa abbastanza semplice. E quindi non saprei se usare... Un'altra cosa che diceva Giulia era di usare il bronzer come transizione dell'ombretto. Ora, io non uso mai il bronzer perché non ce l'ho, però uso sempre come transizione dell'ombretto il blush. Non so se la funzione è la solita, perché lei spiegava che era una polvere più compatta rispetto a quella dell'ombretto e quindi permetteva poi di sfumare meglio il tutto. Comunque, intanto abbiamo dato
il blush. Vediamo un po', vediamo un po'. Vestitino verde bosco con dei colori comunque sul beige, insomma, molto tranquillo. Quindi guardiamo un po' qua nell'ultimate se c'è qualcosa da usare. Proprio un colore suo non c'è. Potrei usare magari un pochino di rosa, appena appena, questo qua, visto che mi riprendo un po' le unghiette, andrei a mettere, dite voi, la matita non te la dai? Sì, me la stavo dimenticando, infatti, andrei a mettere un po' di questo rosina chiarissimo qua. Se sentite un rumore bianco è perché ho acceso ovviamente il condizionatore, perché non so da voi, ma qui è tornato un caldo pazzesco. Fa veramente tanto caldo oggi e in casa senza condizionatore sarebbe abbastanza triste la cosa, invece con questo ci salviamo. Allora, ho messo un pochino di questo rosato chiaro, che secondo me questo è il color malva. Tanti lo chiamano malva, un altro colore, ma i fiori di malva sono sfumati tra questo e questo. Queste sono le sfumature malva, questo nel mezzo ovviamente no. E questo qua un pochino più scuro lo andrei a dare invece nella parte qua più centrale. Ripeto, voglio fare una cosa non alla Moira Orfei come l'ultimo trucco che ho fatto sul video, sul canale, scusate, sul vlog, che è sui toni dell'azzurro. Era un trucco scelto da voi usando tutta la striscia dei toni azzurri di questa palette NYX. Ecco, vedete, ho già impataccato infatti questo. Poi, allora, io qui ci metterei anche un pochino di viola, questo viola qua, lo andrei ad applicare nell'angoletto esterno e lo tiro un po' su. Vedete che mi sta facendo da guida, solo che questi hanno il taglio, quindi probabilmente dopo mi verrà il taglietto colorato. Vabbè, quelli di Giulia sicuramente non avevano il taglietto . Vediamo un po', ci vedo malissimo, solo che oggi col fatto che ho già montato il set per registrare il video ASMR, non ho voluto smontare tutto per fare questo video così informale per il vlog, e allora sono senza ring, sono un po' accampata qui nel bagno. Allora, vediamo un po'. Ora io ci vorrei inserire un po' di verde. Fatemi vedere se anche la palette, questa qua della, anche qua, la Electric Light della Avon, che qui vedete ho questi rosa un po', c'ho il viola, c'ho un po' di roba anche qua. Il verde, dove lo andiamo a mettere il verde? Non è semplice, eh? Infilarci il verde qui, cioè, ho già messo tre colori. L'unica sarebbe metterlo sotto, no? Vabbè, questa qua della marca adesso la lasciamo stare qui per ora. E vado intanto, allora, il verde intanto facciamo così, uso la matita verde bosco di Avon, la vado a dare qui sotto e poi magari la sfumo. Una cosa che non faccio quasi mai, ma che effettivamente sto rivalutando e mi piace, è dare il kajal all'interno dell'occhio. Avevo un po' smesso di farlo, sinceramente, ma
sto rivalutando un po' la cosa. Allora, andiamo ad applicare questo verde qui, che non è il suo, eh. Non è propriamente il suo, nel senso quello del vestito, né quello della matita, ma vediamo un po' cosa viene fuori. Allora, io non sono proprio abituata a fare così all'incontrario, a truccarmi prima gli occhi e poi ad applicare il correttore, eh? Una cosa proprio, ma ho voluto provare. Nel frattempo quant'è? Cominciano già ad essere quasi 15 minuti che ho applicato i patch, quindi ci vuole tutto. Diciamo che per fare queste cosine qui il tempo ci vuole tutto, eh? Sono proprio perfetti per il tempo da tenere in posa. Dunque, ma sì. Allora, invece avevo detto che non usavo la palette MAC, ma ho deciso di usarla perché qui c'è questo color champagne, questo, che a me piace tanto. È molto molto luminoso e per fare il punto luce centrale mi piace troppo e non ci rinuncio. E poi lo vado a mettere un pochino anche qua per dare un po' di luce sull'esterno. Ok, adesso sì, sfuma un pochino il tutto con un pennellone. Si va ad amalgamare un po' tutti questi colori, ma sapete cosa viene fuori, eh? Come è venuta una cosina soft alla fine, eh? Quindi adesso andiamo ad applicare anche il mascara. Aspettiamo perché soprattutto se voglio dare un pochino di cipria, quando ho dato anche il, è il caso che la che aspetti a dare il mascara. Adesso si dà il col dentro l'occhio, che è vero che lo rimpicciolisce un po', però intensifica molto lo sguardo, eh? E quindi o ci si dà magari un colore bianco, un burro per dare molta luce, o se no con questo l'occhio prende una bella profondità che ultimamente mi piace. Nonostante l'aria condizionata sta facendo caldo, se penso che per registrare il video dopo dovrò spegnere qualsiasi cosa, mi prende male. Allora, questi patch hanno fatto il loro dovere, li andiamo a togliere. Oddio, effettivamente l'aspetto dell'occhio è molto carino, cioè la grana della pelle è molto fine e l'occhio sembra, ora con queste luci non so se voi lo notate, però l'occhio sembra più riposato. Andiamo ad applicare un po' di Maybelline. Che è un pochino più scuro rispetto all'altro, eh? Sfumiamo un po' con la Beauty Blender. Ecco, vedete l'effetto dell'ombretto, che in effetti andare così precisi non è semplice, eh? Invece così abbiamo facilitato un po' la cosa. Che dite? Applichiamo un altro
cincinino. Bene, adesso si dà una passatina di cipria, quella scura che uso per l'estate, ma eviterò accuratamente di darla sotto gli occhi. Blush, anzi voglio prendere quello rosa oggi, visto che ho fatto il trucco un po' sul malva, voglio dare un po' di blush di questo rosina tenero qui della MAC. La mia scatolina con tutti i trucchi, ce li ho incastrati letteralmente, quindi come ne togli uno si spostano e poi bisogna riassettare tutto. Illuminante, ce lo diamo l'illuminante, ma tutte le volte che uso l'illuminante va a finire che faccio disastri, anche no. Allora qua però io andrei a ridare un po' di spesso dal correttore anche sulle labbra. Dunque, poi si dà il mascara marrone per fare per pettinare un pochino le sopracciglia. Basta, se no divento non mi piacciono a me le sopracciglia eccessivamente folte o eccessivamente scure. E poi si va ad applicare il mascara. Insomma, avete visto, ho fatto un trucco abbastanza insolito per me, cioè no, non è che io mi diverta molto a fare dei trucchi così leggeri, però non mi va nemmeno di essere sempre truccata stile Moira Orfei. Voilà, a questo punto il dubbio è Tailored to This oppure un nude. Secondo me ci sta meglio questo. Se il nude mi ringiovanisce un po', allora usiamo la matita Deep Plum di Avon. Per l'interno. Uso la matita burro per l'esterno, che sarebbe un Kajal questo, ma io lo uso per le labbra.
che nell'ultimo video ne avevo data troppa e si vedeva in una maniera indegna. Che deve dare un po' di luce al contorno, deve definire il contorno, ma non si deve vedere in modo eccessivo. Procediamo, adesso l'operazione complicatissima. Purtroppo non ho la mano ferma e ho già sbaffato tutto. Credo che prima o poi dovrò passare ai gloss. Così almeno eviterò questi problemi di sbaffatura. Ora questo si asciugherà e poi non si muove più, eh. La tinta labbra dei Retro Matte ha di bello quello, a differenza di altre tinte labbra, questa qui non mi va nelle pieghette, cioè quando è fissata è fissata. Ora, a meno che non abbia lasciato troppo residuo di grassino dell'anolip, comunque dopo vi metterò giù, vi ricordo, il link al canale di Giulia Cova e poi vi metterò come al solito i link ai prodotti che ho usato, eccetto quelli Avon, perché quelli li trovate da una presentatrice. Quindi i prodotti che ho usato vi metto il link se poi li volete acquistare su Lookfantastic. Bene, allora io questo trucco l'ho finito. Grazie ancora Giulia per le dritte fantastiche che ci dai. Non credo che Giulia mi guarderà, ma insomma, se per caso mi guarda, grazie mille. E ragazzi, io vi ringrazio ancora per la compagnia e adesso vado a girare il video ASMR.